Palazzo Ducale è l'emblema della città di Pesaro, quindi sono molto felice e orgogliosa sia come prefetto, ma consentitemi anche ormai come cittadina di Pesaro di vedere riprodotto proprio la facciata sia sulla moneta che sul francobollo, quindi siamo stati molto felici sia io che il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio nel dare la nostra autorizzazione nella riproduzione della facciata. Le caratteristiche di questo francobollo sono simili a quello delle francobolli odierni emessi dallo Stato italiano e quindi le dimensioni, un bel disegno raffinato, studiato dal centro filatelico e stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e oggi, al contrario di un tempo in cui i francobolli andavano inumiditi al retro per essere incollati, sono in maniera molto più pratica adesivi. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, attraverso l'emissione di produzioni numismatiche, celebra da sempre elementi della cultura italiana. Pesaro quest'anno è stata riconosciuta quale capitale italiana della cultura italiana. Pertanto questo della zecca con Pesaro capitale della cultura rappresenta un binomio naturale al quale siamo lieti di poter contribuire e partecipare nella giornata di oggi. La capitale della cultura italiana è un riconoscimento che ogni anno va a una città che si è distinta assolutamente nel campo, e siamo molto felici che sia anche Pesaro questa cosa, dove siamo anche abbastanza presenti a livello filatelico. Ricevere un francobollo non è una cosa semplicissima, che ci sono vari iter, ma la cosa importante è che è un riconoscimento che viene dato dallo Stato. E oltretutto questo francobollo viaggerà per tutta Italia e assolutamente anche per tutte le collezioni europee, e un foglio di questi francobolli raggiungerà tutte le amministrazioni postali del mondo, e che in sede UPU, Unione Postale Universale, esiste un accordo per il quale noi riceviamo ogni emissione e loro ricevono ogni nostra emissione. Quindi varcherà i confini dello Stato, dell'Europa, per raggiungere tutto il mondo.